Eccoci, ci siamo. Ciao. Non vedo niente, non so assolutamente nulla. Frida, dammi un segno. Vediamo un po' come funziona. Ciao. Ciao Rebecca Farsetti. Aspettiamo un attimo Frida, che spero si colleghi presto. Ciao. Ciao Camilla. Oh, ecco. Un attimino. Facciamo. Forse ce la faccio. Ok, Oh! Fatta! esperimento riuscito. Vai. Tutto questo in due, vabbè. Siamo anche abbinate. Allora, siamo in cinque già, quindi Dai, oltre le che aspettative. oltre le aspettative, sì. Aspettiamo un pochino, vediamo se si aggiunge qualcuno e poi magari cominciamo, boh, con un'introduzioncina. Ecco, anche Guglielmo Schiller ha avviato una diretta contemporanea. Vabbè. Vai, secondo me Intanto. possiamo andare, sennò poi la gente se ne scappa. Sì, abbiamo in totale un'ora, quindi. Secondo me. Abbondante. Sì, esatto. Vabbè, non so. Allora, innanzitutto, due info. Potete scriverci, farci delle domande, tanto le leggiamo in diretta e tentiamo di rispondere in diretta, quindi se avete curiosità sul book club, ma su di noi, sui libri che presentiamo, ci scrivetecelo e noi cerchiamo di rispondervi qui in diretta, live. E, per iniziare, diciamo che l'Oriental Book Club è un titolo, un nome che si spiega da solo. Quindi noi siamo un gruppo di lettura nato da pochissimo perché siamo nati a settembre-ottobre e ci occupiamo principalmente di letteratura orientale. L'abbiamo chiamata così perché in realtà si deve parlare di letterature orientali perché ogni paese ha la sua propria letteratura. Anche semplicemente parlando di letteratura araba si dovrebbe parlare di letterature arabe. Quindi diciamo. Abbiamo scelto un range abbastanza ampio per includere un po' tutti i paesi che sono a est dell'Italia, o meglio dal Maghreb e fino al Giappone. Quindi ci occupiamo principalmente di leggere dei libri, di approfondirli attraverso appunto ricerche che possono spaziare, possiamo parlare di cucina, di arte, di fumetto, insomma un po' tutto quello che è il contorno al libro. E abbiamo iniziato con un libro che ha vinto un premio importante, che è, il libro è Una piccola morte di Alwan, il premio è l'International, come si chiama? International Prize for Arabic Fiction, Arabic fiction. che è il premio internazionale per la narrativa araba. E Alwan ha vinto nel 2017 17. ed è arrivato in traduzione italiana perché noi leggiamo in italiano, in traduzione italiana, è arrivato nel 2019. Quindi noi abbiamo preso un po' la palla al balzo, abbiamo iniziato l'attività con quello e ora stiamo continuando. Ci siamo spostati dalla libreria online su Instagram, su Facebook per necessità, perché siamo tutti a casa e tra l'altro vedo Barbara Teresi, appunto si parlava di Alwan è una piccola morte, lei è la traduttrice, ciao Barbara, e quindi insomma un po' stringatissimo, questo è quello di cui noi ci occupiamo e ci piacerebbe tantissimo coinvolgere, come facciamo già in libreria durante i nostri incontri, coinvolgere le persone che sono interessate, quindi leggere insieme i libri del libro del mese, spesso ora sono un paio, andiamo un po' a temi, abbiamo un tema mensile, lo sviluppiamo almeno attraverso un paio di letture
soprattutto a noi interessa condividere la lettura con gli altri, quindi parlare con chi è interessato, con chi ha letto il romanzo, ma anche semplicemente con chi è curioso, parlare del libro, scambiarci le opinioni, scambiarci le nostre analisi, le nostre impressioni e anche, insomma, consigli, eccetera, eccetera. È Oggi abbiamo. capitato anche che persone partecipassero all'incontro senza aver letto il libro e si sono incuriositi, hanno deciso di leggerlo oppure di partecipare alle letture successive perché gli era piaciuto il modo in cui, diciamo, condividiamo le nostre letture, le nostre opinioni. Quindi. Anche perché noi ci rendiamo conto che spesso quando uno pe pensa all'Oriente, pensa a una roba difficile da affrontare, un po' fuori dagli standard, perché appunto non c'è molta familiarità. In realtà, essendo appunto letteratura, la maggior parte trattiamo romanzi, quindi i temi dei romanzi poi sono veramente universali. Per parlare, per fare un esempio, appunto sul libro di oggi, noi vogliamo parlare brevemente dello Specchio Vuoto di Samir Toumi. Leggendo lo Specchio Vuoto, ovviamente si parte dalla situazione algerina post guerra d'indipendenza, però la riflessione che l'autore fa è una riflessione condivisibile anche per i non Eh algerini. sì. Anzi, lui descrive una condizione che probabilmente a livello di approfondimento psicologico può riguardare tantissima gente e non è legata alla guerra d'Algeria. Quindi, ecco, parlare di letteratura orientale non vuol dire per forza. Io uso letteratura orientale nel senso che abbiamo appena spiegato, parlare di letteratura orientale non vuol dire per forza essere degli specialisti, perché noi abbiamo fatto degli studi attinenti. Mi sto laureando in filologia semitica con una tesi che non c'entra molto con la letteratura contemporanea, è Frida la specialista di. Beh, in realtà sì, diciamo comunque anche dire specialista dipende perché ognuno poi è specializzato in un ambito particolare. Io ho tradotto una sezione di un'opera di un autore della Nakda, quindi a cavallo tra 1800 e 1900, un autore egiziano che si chiama Tao Hussein, quindi diciamo posso ritenermi specializzata in quel periodo, in quell'autore, però diciamo ogni letteratura ha bisogno di approfondimento e questi libri ci offrono sicuramente uno spunto per affacciarsi su altre realtà, altri territori, al di là di quello che noi studiamo. Io mi occupo di Avicenna, introduzione siriaca, qui non c'entra niente, quasi, non c'entra quasi niente. Anche se abbiamo iniziato bene perché abbiamo iniziato con una piccola morte, quindi io posto. sono a posto per. Però ecco, appunto, trattando diciamo all'università, quindi in maniera accademica, piccolissimi scampoli, diciamo, di tematiche più grandi. Il book club ci serve anche per approfondire quello che magari all'università non c'è tempo di approfondire e poi di fare gruppo. Finché siamo stati, diciamo, fisicamente presenti in libreria, il nostro gruppo era, diciamo, è stato sempre molto eterogeneo, cioè i partecipanti non erano per forza degli orientalisti, anzi, Nemmeno degli umanisti delle volte, sì, quindi abbiamo raccolto veramente da agronomi. dopo. Però appunto la necessità di approfondire se c'è da parte nostra che un po' bazzichiamo l'ambito, figuriamoci magari una persona curiosa quanto può sentire, insomma, può sentirsi a casa con un gruppo di lettura di questo tipo che abbiamo visto poi non esserci in altri ambienti. Almeno ho fatto una piccola ricerchina, ho visto che dovremmo essere l'unico Oriental Book Club d'Italia e appunto quindi la nostra mission, come dicono alcuni programmi, è quella di condividere letteratura che va appunto dal Maghreb al Giappone. Quindi se vi interessano queste tematiche, siete nel Qui posto è il giusto posto giusto. e ci potete rimanere, incredibile. E quindi ora io ho parlato abbastanza, appunto se avete domande scrivete pure e magari appunto
Rompendo un po' il ghiaccio con lo specchio vuoto, Frida ci fa un breve recap, insomma, quello che vuole, tanto siamo qua a chiacchierare per ancora, sì, 50 minuti. Allora, lo specchio vuoto era il nostro libro del mese di marzo, se non sbaglio, giusto? Di marzo, e ha come paese di riferimento l'Algeria, proprio perché Samertumi è un autore algerino. E, è uscito nel 2018 per la casa editrice Mesogea e diciamo la sua mole non è eccessiva, sono circa 170 pagine, quindi una lettura piuttosto breve rispetto a Una piccola morte, che però ci ha appassionato tantissimo e rimarrà nei nostri cuori per sempre. Allora, il libro è suddiviso in tre capitoli, macro aree e sezioni, perché chiamarli capitoli forse è un po' riduttivo. Il primo si intitola La cancellazione, poi Orano, che è appunto una città, e Vuoti di memoria. Sicuramente il primo e il terzo ci danno bene l'idea di cosa racchiude questo libro, Lo specchio vuoto, in quanto il protagonista una mattina si sveglia e non vede più la sua immagine nello specchio. Chiaramente è una metafora su tutta una crisi identitaria che colpisce la generazione successiva all'indipendenza e che vede nel protagonista l'emblema, proprio perché la sua famiglia, soprattutto suo padre, è uno dei protagonisti della rivoluzione algerina. Quindi lui, da diciamo, una famiglia rivoluzionaria, non trova un modello differente rispetto a quello del padre e entra in crisi a livello personale, lavorativo, relazionale, perché la sua crisi, oltre alla perdita diciamo, dell'immagine, del riflesso, coinvolge tutti gli ambiti e tutti i punti fermi che aveva posizionato nella sua vita. Inizia a frantumare quelle certezze che aveva, quindi un fidanzamento già fissato, che vedeva un matrimonio prospero e fiorente, un posto di lavoro certo e assicurato anche dalle raccomandazioni del padre, che ha messo una buona parola in quanto rivoluzionario, e poi proprio la sua stabilità emotiva e psicologica. Sicuramente la linea, il fil rouge che unisce tutto il libro è proprio la figura di questo padre incombente che occupa l'esistenza del figlio, metaforicamente e poi anche fisicamente, per chi volesse approfondire questa cosa. Sicuramente la parte finale del libro è interessante e non lascia la libertà e, come possiamo dire, la possibilità al figlio di esprimere realmente i suoi desideri. Quindi, soprattutto nella prima parte e nell'ultima, questa figura incombente del padre, distrugge l'emotività e, la persona, anche fisicamente, del figlio per poi andarsi a sostituire. All'interno della trama si presentano vari personaggi, tutti legati all'ambito familiare di questo giovane algerino, come la madre che nel momento in cui il padre, che per lei è il marito, muore, cade in una profonda depressione. Quindi anche lei è, diciamo, influenzata dalla figura del padre, in questo senso negativo, e non riesce da sola a sostenere il peso dell'esistenza e in un certo qual modo perde anche lei l'identità perché non parla più, non comunica più col figlio, non riesce più ad avere una vita normale e serena dal momento in cui il marito perde la vita e esce dalla scena della sua quotidianità. Non so se vuoi parlare della figura del fratello, Faisal, che dici? Faisal è presentato, è il fratello maggiore del protagonista e tutti quanti sono presentati attraverso la lente, cioè il punto di vista del protagonista del romanzo che subisce la cancellazione e, durante le sue sedute psichiatriche. Quindi sono ricordi misti ad opinioni e il fratello Faisal viene presentato come il fratello maggiore, quello che il ragazzo di successo, l'adolescente che durante gli anni della scuola aveva il giro migliore, partecipava alle feste più belle, le organizzava, aveva la ragazza più bella, quello che oggi noi diremmo è un figo, ecco, Faisal è un figo, descritto dal fratello minore con particolare ammirazione in alcuni punti.
tanto grande quanto la particolare compassione che poi lui ha, compassione misto rabbia, perché Faisal rappresenta quello forse. Questa, diciamo, è la nostra piccola analisi, quello che forse poteva essere l'Algeria, le speranze che erano riposte nella nuova Algeria post guerra d'indipendenza. In realtà poi noi scopriamo che tutta l'aura di successo che contornava non solo Faisal, ma anche tutti i Il suoi suo La sua, circolo. molti della sua generazione era un'aurea molto, era diciamo un fondamento molto che si Labile. sì, labile, si sgretola immediatamente, si sgretola quando la vecchia classe dirigente che aveva fatto la rivoluzione in un certo senso scompare piano piano. I grandi uomini che avevano fatto la nuova Algeria muoiono. Così come muore il padre del protagonista, e questi figli si ritrovano quasi allo sbando. E quello che subisce il colpo maggiore all'inizio, da subito, è appunto Faisal, che ora è dipinto come uno sfortunato che si arrabatta per tentare ancora il successo, ma sono tentativi fallimentari fin dall'inizio. Ed è anche lui a suo modo tormentato dalla figura del padre, perché poi scopriamo attraverso il racconto del fratello che Faisal abusa di sostanze, è un alcolizzato, si imbarca in questi progetti che non hanno né capo né piedi e chiede sempre più soldi alla madre, che è catatonica, avendo terminato il suo ruolo di donna, moglie e madre, si abbandona sul divano davanti alla TV, tanto non ha più nessuna funzione nella sua mente. E Faisal è, secondo me, la descrizione perfetta di un figlio arrabbiato, che è arrabbiato con i genitori e con quello che gli hanno messo in testa, cioè il grande successo che poi non è arrivato, quindi è un frustrato, ed è frustrato soprattutto perché pensa di aver subito più di tutti la presenza molto, anche molto violenta del padre, quando poi in realtà si scopre alla fine del romanzo che forse, perché sono tutte opinioni, il colpo più duro l'ha subito il fratello minore, che in un certo senso ha sempre obbedito, a differenza di Faisal, che viene presentato anche un po' come il ribelle della famiglia, il giovane che vuole fare di testa sua, molto brillante, ma di una brillantezza quasi spicciola, mentre invece. Il fratello minore, vediamo che si distrugge molto lentamente rispetto al fratello maggiore, ma subisce un colpo quasi fatale, perché la fine del romanzo è in un certo senso, se noi lo rapportiamo anche a parecchie situazioni che si possono vedere oggi anche da noi, insomma, la fine che fa il protagonista è una fine abbastanza Drammatica, drammatica, drammatica. perde qualsiasi contatto con la realtà, ecco, per non dire proprio come finisce il libro. Se qualcuno Diciamo di voi l'ha che letto, ditecelo, scrivete. Faisal rappresenta un po' quello che è il rapporto tormentato tra l'Algeria e la Francia, perché diciamo l'influsso colonizzatore della Francia non viene mai meno, nemmeno dopo l'indipendenza, perché come Faisal va in Francia, come tutta la sua generazione, tantissimi giovani algerini del post-indipendenza emigrano in Francia per istruzione, successo, insomma, alla ricerca di quell'identità che però rimane legata alla nazione europea colonizzatrice, non riesce mai a staccarsi definitivamente, anche perché diciamo, il collegamento anche economico, quindi il legame economico, la dipendenza economica dell'Algeria permane, anche se in maniera più sordida, ma continua nel tempo. E questo lo possiamo vedere anche in un passo del libro in cui il protagonista fa una scena con dei suoi amici, diciamo, Amici. una rimpatriata di
di amici d'infanzia e di scuola in cui quasi tutti sono immigrati in Europa, quasi tutti dipingono questa vita fantastica europea, però poi se uno va a vedere e li guarda uno per uno come vivono, in realtà anche loro sono frustrati, sicuramente dipendenti dal rapporto che hanno con la Francia e non riescono a tornare definitivamente in patria perché secondo loro l'Algeria non dà l'opportunità ai giovani colti, istruiti e anche diciamo desiderosi di successo di esprimersi al massimo e di realizzare quello che loro hanno in mente. Diciamo che è la rappresentazione di una generazione completa, Faisal, che poi si rispecchia in varie situazioni che sono presenti nel libro, però lui è proprio l'emblema di quello che è l'Algeria dopo l'indipendenza. Sì, è un discorso che si basa molto sul valore individuale e su quello che una persona pensa di poter dare alla propria nazione, perché loro la mettono su questo piano. Ad un certo punto, durante la cena, parlano addirittura pensano di essere degli incompresi, dei sottovalutati. Sono emigrati per trovare successo, ma poi questo successo c'è stato, non c'è stato, perché stando a quello che è successo a Faisal, effettivamente di grandi successi non se ne sono visti. Ed è un discorso che poi se lo trasliamo alla situazione attuale italiana, è praticamente lo stesso identico discorso, la mancanza di mezzi che non ti fa vivere bene se tu emigri per cercare qualcosa di meglio, ma molta gente pensa che il proprio paese sia governato da mediocri, lo dice proprio il Sì, lo la dice proprio, cioè mediocrazia. loro si considerano la vera elite algerina e allo stesso tempo, quindi coloro che dovrebbero guidare l'Algeria, però allo stesso tempo criticano i genitori, quindi diciamo la restante parte della generazione che ha fatto la rivoluzione e che risiede ancora in Algeria, la critica perché non riescono a mandare avanti il paese nella maniera che loro ritengono la migliore, però poi non tornano nel paese, cioè la riflessione che fa il protagonista è che loro vanno avanti, bisognerebbe, basterebbe fare così o colà, mentre in realtà loro se ne tornano tutti ai loro paesi occidentali o negli States dove conducono la loro vita lontani dai problemi dell'Algeria e criticano, questo è significativo, i genitori che invece continuano a stare in Algeria nonostante le loro proprietà magari all'estero. Quindi in realtà è una critica fittizia perché solo per criticare, una critica per la critica. Che noi forse adesso definiremmo addirittura populista, no? Soluzioni facili a Sì. problemi complicati, e che venga da figli di esponenti Rivoluzionari. rivoluzionari, perché tutti quelli che ruotano intorno al padre del protagonista sono esponenti del Fronte di Liberazione Nazionale, il Fronte di Liberazione Nazionale che era, diciamo, la frangia armata che poi ha fatto la rivoluzione vera, che si è scontrata con i francesi in una battaglia che ha visto i francesi utilizzare delle tecniche di combattimento particolarmente truci, sleali, tanto che c'è anche un film di un italiano su questo che spiega qual è stata la strategia militare francese, e che questi figli vadano all'estero, soprattutto in Francia, perché Faisal va in Francia perché probabilmente è stato educato in un college francese, perché parlano francese, e molti vanno negli Stati Uniti, che andare via, che un figlio di un Mujahideen vada in Francia e preferisca la Francia all'Algeria, è una metafora molto forte del rapporto che ci doveva essere sia tra le due nazioni che tra le due generazioni. È un rapporto particolarmente complicato, che secondo me lo scrittore descrive molto bene, ma è tutto molto traslato sul piano psicologico quando lui ne parla al suo analista, che non viene mai citato per nome, è il dottor B. E questo è interessante dal punto di vista sia della psicologia dei personaggi che appunto diciamo, dalla percezione della generazione post
guerra di indipendenza, della guerra e della vecchia generazione. Ci sono delle cose che la nuova generazione accetta senza discutere, la raccomandazione, Esatto. ben pagato, il matrimonio combinato, I perché matrimoni combinati, i matrimoni combinati. sì, quello del protagonista è un matrimonio combinato, loro sono fidanzati perché i loro genitori si sono messi d'accordo. Ci sono delle cose che loro accettano acriticamente, poi a un certo punto esplodono, perché nella seconda parte del romanzo il protagonista, dice, come si dice, sbrocca in maniera Potente. potente e vuole scappare, scappa fisicamente a Orano, come si è detto prima, non a caso, secondo me, scappa Orano, ma vuole scappare dalla presenza incombente della vecchia generazione che è rappresentata dal padre. Orano è una città molto, cioè, secondo me è abbastanza simbolico che vada lì, perché Orano viene descritta come una città molto libera, molto, Bohemian, molto molto piena di bohème. locali. Si parla molto di musica Rai, che è la musica popolare algerina che ha moltissimo successo ed è una musicalità quasi non sfrenata, però dà un senso di libertà. Soprattutto la musica Rai nasce come riflessione del poeta sulla sua opinione, perché Rai vuol dire opinione. Ed è molto, anche questo è molto interessante come viene costruita tutta la vicenda del protagonista Dorano, incontra delle persone che ad Algeri forse non avrebbe potuto incontrare, perché incontra questi individui artistoidi un po' ambigui, la donna molto bella, ma che si capisce che forse si prostituisce, il proprietario del locale un po' ambiguo, tutte persone che lo fanno sentire in un certo senso libero da quegli schemi che gli erano stati imposti fin da piccolo. E appunto ora. Lo riporta poi alla realtà il suo analista, che a un certo punto lo chiama e lui si viene catapultato nella realtà, che lui ha lasciato il lavoro, ha lasciato la fidanzata, ha lasciato la madre comunque appunto catatonica a casa con i domestici e si pone la domanda se Orano sia davvero la soluzione. Orano in senso metaforico, quindi sfuggire attraverso diciamo la musica, attraverso i locali, attraverso le donne, attraverso sostanze di vario genere alla realtà che è quella poi del suo disagio. In realtà poi nel momento in cui lui ci riflette sopra, si ritrova sotto il baratro e decide che questa non è la via percorribile, che non risolve niente. Quindi dà, diciamo, una libertà riacquisita perché lui torna a mangiare, torna a dormire, tutte cose che non riusciva a fare prima. Nel momento in cui si era accorto della cancellazione a Urano, riesce a fare, anzi, diventa quasi, diciamo, ingordo di quello che ha, che gli offre l'albergo, ingordo degli spettacoli a cui può assistere, anche delle persone, perché ha questo rapporto molto stretto col suo autista che lo scarrozza avanti e indietro. Ma poi nel momento in cui è con se stesso davanti alla realtà che gli ripone il suo analista, tutto questo crolla e non torna al punto di partenza, se non peggiore, perché diciamo questa crisi si intensifica e compaiono i vuoti di memoria. Quindi, oltre alla cancellazione dell'immagine, che non era scomparsa, Urano, continuava a esserci questa, diciamo, cancellazione del suo Dell'immagine. riflesso. Quindi non è, Orano non aveva risolto in realtà il problema, semplicemente l'aveva messo da parte e il protagonista poteva dedicarsi a svaghi di vario tipo. Nel momento in cui torna alla realtà, si presenta un sintomo ulteriore, che sono quello dei vuoti di memoria, e non solo, iniziano questi scatti di ira molto forte che lo ricollegano alla figura del padre. Come ha detto prima Giulia, il padre comunque era un violento, sia con i figli che con la moglie, e lui inizia questa identificazione con il padre proprio con questi scatti di ira che ha nei vuoti di memoria che iniziano a Urano. Ecco, questo penso sia anche un iter psicologico abbastanza fondato, perché appunto mettere da parte un disagio, far finta che non esista,
non funziona, non porta da nessuna parte. Il protagonista, in questo senso, ha una crisi identitaria che gli venga dal passato, dall'ambiente familiare, dall'ambiente sociale in cui è cresciuto, è ovvio. Quali siano i meccanismi, noi non lo possiamo dire con certezza, perché noi vediamo soltanto, anzi, Il suo leggiamo punto di vista. del protagonista con qualche incursione del dottor B, ma il dottor B non parla tanto. Il dottor B è la figura che riporta sempre la discussione verso la Nasi. Andare a Rai e andare ad Orano e fare quello che si dovrebbe fare, cioè quello che ti vuole suggerire la musica Rai, cioè riflettere su te stesso e mettere da parte questa riflessione e fare finta che la tua crisi di identità non esista. Ti porta a rimuovere, in senso psicologico, a rimuovere la causa del disagio. Questo spiega i vuoti di memoria in una maniera abbastanza lineare. Ovviamente questa è la mia opinione, così molto spicciola, però il romanzo mette questi puntini sulle i, secondo me li mette anche in maniera molto precisa, senza essere pedante, perché non fa una spiegazione di tipo psicologico, psicanalitica, ma ti racconta effettivamente quello che è l'iter sbagliato per guarire da una crisi di identità. E per raccontare allo stesso tempo che cosa ha voluto dire il post guerra di indipendenza per i figli dei Mujahideen. Perché infatti nella storia compaiono anche altre figure non legate strettamente alla famiglia, cioè con un background rivoluzionario. Ad esempio, c'è la figura del collega, del protagonista, che lui ha una grande stima sia di lui, quindi del protagonista, che del suo ambito familiare. Conosce tutte le biografie, tutti i lavori, tutti gli sviluppi, che È un invece il protagonista è un fan, così uno stalker, sa dove abitano tutti, chi ha sposato quello, quanti figli hanno, cosa che invece il protagonista non sa. Quando si ritrova con i suoi compagni, che comunque erano tutti figli di rivoluzionari, lui non sa niente di questi tizi che si trova davanti. Mentre il suo collega, che non faceva parte delle elite rivoluzionarie, non aveva un background rivoluzionario, la sua famiglia, sa tutto di tutti e mostra entusiasmo, anzi lo difende sul posto di lavoro quando ha degli scontri o comunque quando non ha ispirazione o non è proprio sulla cresta dell'onda. E quindi sviluppa altre figure relative all'ambito algerino. Interessante il fatto che poi lui sia, diciamo, tra virgolette, la prima vittima del protagonista quando ha l'inizio delle sue crisi di rabbia, dei suoi scatti di ira, ecco. E poi non so se altri personaggi, forse la fidanzata è quella che anche lei si becca uno scatto di ira, che poi sono scatti di rabbia molto strani, perché lui scatta magari per delle sciocchezze, ma non si rende tanto conto di quello che fa. E sono, cioè, Dimentica proprio, si dimentica. sì, sono scatti di rabbia quasi inconsapevoli. E già si capisce che diciamo, la crisi, il disagio sta prendendo così tanto il sopravvento che lui non si rende neanche conto di quello che vive. E questo esplode, cioè questa dimenticanza assoluta, questo perdere la propria individualità esplode nella terza parte. E che da un certo punto di vista è anche quella più drammatica, più straziante anche da leggere, perché se poi ci si identifica con il protagonista, si vede che, cioè, si patisce particolarmente quello che succede. Se qualcuno ha letto il romanzo, sicuramente sa di cosa parliamo, e scrivetecelo nel caso. E non so se vogliamo dire qualcos'altro in più. Semplicemente che a un certo punto chiaramente la situazione psicologica del nostro protagonista degenera, questo da come ne abbiamo parlato sicuramente è evidente, e a intervenire Faisal che torna da Parigi per soccorrere, aiutare in un certo senso la madre nella gestione di questo figlio e fratello che è fuori controllo. Interviene Faisal.
e il nostro protagonista viene in un certo senso tenuto sotto controllo in una struttura e diciamo che la sua salute mentale è fortemente compromessa. Ora non svegliamo proprio il finale, però lui sta lì dentro nelle ultime pagine, perché alla fine l'ultima sezione è molto breve, credo sia nemmeno una ventina di pagine, una quindicina di pagine, e viene descritto come si può dire, il finale, la fine che queste crisi di identità e queste cancellazioni e perdite di memoria hanno poi su il suo fisico e la sua psiche. Io mi sono fatta l'idea che la terza parte, quella insomma conclusiva, è così breve anche perché c'è un'incapacità assoluta della Sì. famiglia di soccorrerne un membro, perché quello che fa Faisal non è neanche un aiuto, lui Un subisce quasi tamponare una situazione d'emergenza estrema. il ricovero è praticamente un ricovero coatto, cioè loro decidono che il protagonista sta male e non cercano neanche più di tanto di capire cosa è Cosa? successo, cosa prova, cosa sente, cosa lo ha portato a quel punto. E è il fratello che, diciamo, interviene a gamba tesa e uno non se lo aspetterebbe perché uno potrebbe pensare: cavolo, il Faisal che ha fatto tantissime cavolate durante la sua post-adolescenza è stato soccorso più volte dai genitori, dal fratello che ha tentato di aiutarlo parlandogli. Lui arriva e per risolvere una situazione veramente drammatica, cosa fa? Prende il fratello e lo fa ricoverare in un istituto psichiatrico, che anche questa non è una soluzione perché non ci viene presentata come una soluzione nel senso dello Che possa sciogliere avere, il possa disagio. avere uno scioglimento positivo della situazione del protagonista. Tant'è che poi lui in realtà aveva manifestato anche altri sintomi e il rapporto con i familiari e lo stesso dottor B va degradandosi perché lui inizia a essere colpito da mania di persecuzione, complottismo, quindi tutti ce l'hanno con lui, tutti stanno facendo in modo di farlo sembrare pazzo. In realtà lui è la vittima di questa situazione, che un po' è vero, cioè è vittima della società, della famiglia, del padre sicuramente, però allo stesso tempo no, non si rende conto e è fuggito a quello che è veramente il problema, quindi questa crisi identitaria che è rappresentata dalla cancellazione del riflesso nello specchio è fuggito ad Orano, quindi anche con questo viaggio, diciamo, di formazione, e poi è tornato al punto di partenza, però in uno stato peggiore. Stavamo parlando un po' del finale, così la famiglia, eccetera, eccetera. Potremmo leggere un passo di quelli che ci eravamo segnate, Sì. della prima parte. Allora. Quello della scena, secondo me, è interessante. Sì, tra l'altro noi abbiamo portato, ecco perché prima non l'abbiamo detto, noi abbiamo una collaborazione con il corso di storia dei paesi islamici della professoressa Pepicelli all'Università di Pisa. Noi presentiamo cinque romanzi negli altrettanti seminari paese dedicati al Nord Africa, alla storia del Nord Africa e portiamo un romanzo per ogni paese appunto che sia, diciamo, un attimo esemplificativo di quella che è stata la storia recente, contemporanea, Dei paesi del del Nord Africa. paese, del protagonista del seminario. E per l'Algeria, appunto, abbiamo portato lo specchio vuoto. Ovviamente, essendo, come avete visto, particolarmente fortunate, appena annunciata la collaborazione a lezione durante la Coronavirus. presentazione, ma la settimana dopo, cos'era? Sì, 2 settimane dopo, isolamento. Perché hanno detto, va bene, questi si sono mossi, stanno facendo cose, isolamento, quarantena, oddio, non si sa. E qui ci siamo un po' reinventate così. Comunque collaboriamo con la professoressa, però appunto
Però abbiamo aperto un canale YouTube e potete trovare poi tutti i nostri interventi, che anche nell'ambito del corso di storia dei paesi arabo-islamici, su il nostro canale YouTube. Quindi un po' di pubblicità, progresso, non fa mai male. Sul canale trovate i video che abbiamo pubblicato per la Reading Chain, che è questa iniziativa molto interessante che c'è stata su Facebook, di gente che legge cose. La definizione potrebbe essere questa: gente che legge cose per sopportare un po' l'isolamento. Ognuno ha dato il suo contributo, noi abbiamo portato cinque letture orientali, tra virgolette, e poi i video che noi prepariamo per la collaborazione con la professoressa, per il corso di storia dei paesi islamici, li trovate una volta che saranno avvenute le lezioni online. Quindi quelli ancora non ci sono, ma arriveranno comunque, penso inizio maggio, prima, seconda settimana di maggio. E niente, quindi ci siamo dovuti reinventare un po' anche in quello, perché un conto è preparare la lezione, il seminario e andare poi Dal di vivo. presenza a lezione a presentare, e un conto invece dover fare un video, quindi anche carpire un po' di nozioni, montaggi, registrazioni, cose. Però insomma, noi ce la caviamo sempre. E ce ne sarà uno anche sullo specchio vuoto, quindi Lo diciamo. specchio vuoto è il primo che Il abbiamo primo. fatto. Sì, il primo. Sì, quindi non so se vogliamo leggere la pagina, devi dire. 57. 57. Leggo un po' io, un po' te, se no Come ti pare? perdiamo. Vai. In fondo, dove c'è, ci conoscevamo. Sì, appunto, Ok. ho organizzato questa cena e ora c'è un po' lo svolgimento. È la scena di prima con gli amici di infanzia. Ci conoscevamo tutti fin dall'infanzia, appunto. E a parte me e già Guida, gli altri vivevano all'estero da diversi anni. Tornavano periodicamente in patria per fare visita ai genitori e rivedere quei pochi amici di infanzia che abitavano ancora qua. Quindi pochi, pochi amici di infanzia che abitano ancora in Algeria. Il mio vicino di tavola, che risiedeva negli Stati Uniti, si interrogava sul perché i suoi genitori, pur possedendo un piede a terra a Parigi, si ostinassero a vivere in Algeria. Ce l'hanno nell'anima il nazionalismo, sentenziava. E tutti pronti ad annuire col capo, come a voler riconoscere quella straordinaria abnegazione. Da una scena all'altra si ritornava sempre sugli stessi argomenti. Prima ci si scambiava qualche notizia sulle conoscenze in comuni, quasi tutte persone stabilitesi all'estero, e poi si passava, sospirando, alla disastrosa situazione in cui versava il nostro paese, ormai irriconoscibile, consegnato nelle mani di predatori che pensavano soltanto a riempirsi le tasche. Povera Algeria! Povero popolo, ripetevano in coro, scuotendo la testa con aria desolata. Lo stato di degrado della nazione dava luogo ad accese discussioni, che spesso sfociavano in veri e propri battibecchi. Ognuno leggeva i fatti in maniera diversa e proponeva soluzioni miracolose a suon di bisognerebbe, di basterebbe fare così o colà. Continuando col fatto che, insomma, non si permetteva alla vera elite, loro stesse, nella fattispecie, di mettersi al timone del paese. Puoi continuare se ti va. Poi ricominciavano a tirare in il regno della mediocrità o addirittura la mediocrazia, scuotendo la testa come professoroni. Qua, cioè, secondo me è proprio l'apice del populismo. E alla fin fine, a sentirli parlare, l'unica scelta possibile era lasciare l'Algeria per andare a vivere in paesi che definivano normali, credenza e il loro valore venivano riconosciuti, paesi in cui potevano impartire un'istruzione decente ai propri figli e offrire loro un futuro radioso. Zawida si adeguava a tutto quello che dicevano, assecondando il discorso con i suoi no e con risate fragorose. Che meraviglia, ripeteva, Giawide è passare un appunto la po' fidanzata. di tempo. È la fidanzata, che lei è tanto entusiasta, però lei vive in Algeria, quindi diciamo un po' esterofila per forza, cioè non è mai andata, non ha mai vissuto all'estero, quindi. Che meraviglia, ripeteva, passare un po' di tempo con gente normale. Oggi come oggi è così raro, eh? Finalmente siamo tra simili, ci capiamo, la pensiamo allo stesso modo, no? Dopo le discussioni e i battibecchi sulle condizioni del paese, i commensali tornavano all'argomento principale.
i percorsi di vita degli uni e degli altri. Per la serie facciamo un po' di pettegolezzo che ci sta sempre. Gossip. Gossip. Inutile dire che qualcuno finirà sempre per chiedermi notizie di Faisal. Come al Perché solito. tra i due fratelli, lui era quello VIP, cioè il nostro protagonista era sempre scartato, era il fratello di Faisal, non aveva una sua, anche qua, non aveva già nell'infanzia una sua identità, veniva rappresentato come il fratello di Faisal. E Quindi lui è il figlio di e il fratello il di. fratello di. Tant'è che noi non sappiamo come si chiama questo No. protagonista. È il protagonista, però ovviamente avendo lui una crisi d'identità non sappiamo come, chi è, cioè come lo chiami non lo sai. Come al solito rispondevo che stava bene e come al solito seguiva un breve silenzio imbarazzato, quasi impercettibile, dell'interlocutore, la frazione di secondo che insinuava il declino di mio fratello. Perché loro chiedono, però loro in realtà Sanno già. già sanno, cioè sanno già quali sono gli ultimi sviluppi del pettegolezzo, sanno già chi ha sposato chi ha fatto cosa, però chiedono. Per avere altri dettagli, il protagonista lo spiega bene, nel caso del fratello, chiedono per sapere quanto male gli va al fratello che era stato così, così VIP quando era adolescente. Appunto, lui che era stato così bello e così pieno di ardore, lui l'adolescente adulato e invidiato, era diventato depresso, drogato e alcolizzato, mormoravano tra di loro. Quindi lo sanno già. E, quando pronunciavano il suo nome, leggevo nei loro sguardi sfuggenti una sottile combinazione di compatimento e ironia vendicativa. Dopo riprendeva la litania delle vecchie conoscenze, di conseguenza ricordi triti e ritriti, di serate trascorse insieme, di aneddoti da liceo e storie d'amore finite. A Jawida e a me toccava il canonico: ma come fate a vivere ancora qui? La mia fidanzata sospirava e alzava gli occhi al cielo, per poi lanciarsi in un'interminabile diatriba sul profondo malessere di chi appartiene a un'elite incompresa, mentre io mi limitavo a sorridere educatamente abbassando la testa. Poi, Quindi vabbè. diciamo, fino alla scena è chiara, situazioni di crisi perché comunque lui si alza, è il periodo in cui non riesce a mangiare, a stare con le persone, ha questi conati che lo assillano ogni volta che è a cena, a pranzo con qualcuno, anche da solo o semplicemente al lavoro. Comunque si vede bene quanto ci sia questo contrasto tra queste persone che sono andate all'estero e che credono di aver raggiunto il successo, ma non del tutto, perché comunque vorrebbero essere l'elite dominante in Algeria, ma essendo all'estero non possono fare entrambe le cose. E quelli che sono rimasti poi in Algeria, che vorrebbero essere all'estero, però c'è qualcosa che li tiene ancorati alla terra d'origine e non riescono a liberarsi, proprio come il protagonista non riesce a liberarsi dell'ombra del padre che copre la sua esistenza presente. E la cosa che volevo dire prima, mi sono poi dimenticata, è che il libro che è tradotto da Daniela De Lorenzo, penso sia mia conterranea, conterrona, e il libro è scritto in francese, quindi anche questo è importante Grazie. perché l'autore è algerino, però scrive in francese. Probabilmente non so se lui è. Ah, vive in Francia. Comunque il fatto che non sia scritto in arabo, anche quello è interessante. Sono tantissimi gli scrittori arabofoni che vanno all'estero, cioè le famiglie che si stabiliscono all'estero, e alcuni scrivono della loro storia, penso per esempio agli autori palestinesi, alcuni scrivono ancora in arabo, altri invece preferiscono scrivere nella lingua, diciamo, la seconda lingua. È tornato comunque ad abitare in Algeria nel 2004, ma ha vissuto saltuariamente tra la Francia e la Tunisia prima del 2004, quindi comunque si è spostato per poi ritornare nella terra d'origine 16 anni fa. Quindi sì. Lui è del 68, 1968, quindi Non è diciamo che nella abbastanza. parte matura della sua vita è tornato in pianta stabile in Algeria. Sì, che poi questo ritorno al paese natio è una
È una cosa che mi sembra ci sia pure in un film di Salvatores, se non mi sbaglio, che uno all'inizio ha un rifiuto totale di quello che è il paese d'origine, perché per tanti motivi, spesso c'entrano gli screzi della famiglia, il modo di Certo. magari arretrato, appunto, come protagonista, il fratello del protagonista non si sente riconosciuto, non si sente valorizzato, però poi a un certo momento c'è un ripensamento e si torna. E questo lo dice anche Oda Barakat, che è una uno dei suoi romanzi. Il protagonista, diciamo, uno dei due protagonisti del libro del mese di aprile, lei ha scelto di andare via dal Libano perché lei è libanese, però non si è mai sentita esiliata. E lei però vive tuttora in Francia e scrive in arabo. Quando si parla di autori arabi, attenzione anche a questo, a quale lingua usano per esprimersi. Qual è la loro lingua, in questo caso di scrittura? Il fatto che Oda Barakat scriva in arabo-libanese, è indicativo, messo insieme al tipo di storie che racconta e appunto alla lingua, e al fatto che più di una volta lei abbia detto esplicitamente: io non mi sento un'esiliata. Chiamo i quartieri della città in cui vivo con i vecchi nomi dei quartieri di Beirut, mi sembra. È interessante, mentre invece Lo specchio vuoto è scritto in francese, parla di una crisi di identità, e quindi anche questo è Significativo sicuramente. sì. Non so se qualcuno ha letto. Vedo della gente che si è aggiunta. Non so se qualcuno ha letto il romanzo, però se avete delle domande scrivetele perché noi le leggiamo, non per forza sul romanzo, insomma, se avete delle curiosità. Sì, perché ora è un'oretta che siamo in diretta, un'oretta in diretta, un nuovo hashtag, un'oretta in diretta, quindi se avete delle domande, questo è il momento di farle. Se no, Fatele. ci vediamo alla prossima oretta in diretta. Sì, ora, visto che abbiamo parlato un po' di Oda Barakat, noi per aprile Lo specchio vuoto è stato il libro di marzo. Marzo. Dovevamo fare un incontro letterario in libreria, però ovviamente non è stato possibile. Dovevamo fare la diretta da inizio aprile, però abbiamo sempre rimandata e abbiamo deciso di farla ora perché era un peccato non parlare dello specchio vuoto. E che come avete visto c'è un'oretta e non abbiamo detto praticamente, abbiamo accennato a qualche tema, abbiamo analizzato qualche personaggio, ma non è che si sia fatto un'analisi approfondita. Però invece per aprile abbiamo Aprile dei racconti e abbiamo Oda Barakat con Corriere Notte, anche lei ha vinto un libro l'anno scorso, E poi questo. e poi visto che prima c'era Barbara Teresi, abbiamo Barzellette per Miliziani. Non so se è ancora collegata, non lo so. Forse sì. Forse sì. Comunque, ora vi mostro. Questo mese abbiamo Corriere di Notte, Oda Barakat, Barzellette per Miliziani, Mazen Maruf. L'abbiamo chiamato Aprile dei racconti. Ah sì, Barbara Teresi c'è, ciao. La traduttrice di Mazen Maruf. Abbiamo scelto questi due perché volevamo un po' affrontare il racconto Il breve. genere di racconto. Diciamo, Oda Barakat è più una raccolta di epistole, insomma, magari così si vede, è una raccolta di epistole fittizie, ovviamente. Barzellette per Miliziani, invece, sono sì, dei, chiamiamoli, racconti. Sì, possiamo dire racconti. È ancora in corso di lettura, mentre Oda Barakat l'abbiamo entrambe finito, quindi siamo più. Ah, però da Barakat dovremmo, penso che a questo punto si possa fare, dovremmo fare una diretta insieme a
le parole del mondo arabo, dobbiamo un po' concordare varie cose, però è molto Perfetto. interessante. Sì, questo un po' per definire un po' il programma. Se poi interessa, faccelo sapere, facciamo anche una chiacchierata su Barzellette per miliziani, che ho letto il primo racconto. Anche questo è interessante, quindi c'è. Allora, le cose non si sa come mai, ma noi andiamo sempre su argomenti leggeri Sì, perché qui e... Algeria, la guerra, la crisi, andiamo allo psicologo. Qui va bene, ne parliamo perché Una tragedia. tragedia su tragedia. Sì, però anche, ma noi scherziamo perché, insomma, forse il più allegro che abbiamo letto finora, La fila l'abbiamo avuto come romanzo, La fila di Basma Abdelaziz l'abbiamo avuto come il libro del mese di febbraio, poco prima dell'isolamento, distopia, vabbè, roba pesante. E il più bello forse è stato Una piccola Il morte. più, diciamo, positivo, ecco, Sì, cioè, che si intitola però Una piccola morte, cioè paradosso, tutto. però sì, perché comunque è lungo, però scorrevole. Tra Sì, molto altri. appassionante, molto, comunque molti episodi anche di vita vera, vita, nonostante stiamo parlando comunque di sufismo, però diciamo l'umanità ne emerge sicuramente. Per chi non l'ha letto, Una piccola morte è la biografia romanzata di un mistico sufi del tredicesimo secolo, che è Ibn Arabi, che è abbastanza famoso per chi si occupa di arabistica e medioevo. La biografia romanzata è stato il romanzo ha vinto l'IPAF 2017. Ah, ecco, vero, Una piccola morte si legge molto piacevolmente. Lo sai perché si legge piacevolmente? Perché Barbara Teresi ha fatto una traduzione bellissima che si vince un premio. Quindi il fatto che si legga bene vuol dire che dietro c'è un lavorone, perché tradurre più di 500 pagine dall'arabo, poi l'autore è saudita. Cioè, un arabo che poi un racconto in arabo che parla di un mistico medievale. Per quanto l'autore si sia sforzato di rendere tutto molto attuale, se la traduzione ti è piaciuta è perché Barbara Teresi è brava e ci ha vinto anche il premio. Non a caso ci ha vinto il premio. Che Io poi si tratta di. farei un piccolo spoiler sul maggio perché Ah, avevi sì. lanciato la sfida che ovviamente io ho vinto perché so già tutto. Grazie. Vabbè, io tenevo all'uovo di Pasqua. Allora, per aprile abbiamo detto Oda Barakat, Mazen Maruf, Mazen Maruf. semplicemente perché abbiamo deciso di strutturare, come dicevo prima, magari qualcuno si è aggiunto adesso, i libri del mese intorno ad un tema. Quindi ogni mese scegliamo un paese, un tema, un genere, qualsiasi cosa, e per diciamo, approfondire meglio. Aprile dei racconti, maggio, dillo tu. Ah, maggio persiano, doveva essere aprile persiano, chiaramente, per la coincidenza anche con il Capodanno persiano e tutta una serie di iniziative che avevamo in mente anche con l'Università di Pisa e con insomma, vari enti del territorio pisano e non. Poi in realtà ovviamente la situazione ci ha rimesso in ballo tutto e abbiamo in mente di leggere due libri della casa editrice Ponte 33, di cui non svegliamo ancora i titoli perché sennò è tutto svelato, e poi un altro libro sempre legato all'Iran, che non so se vogliamo svelare almeno quel titolo lì oppure No, no, insomma sono... Poi poi vedete, comunque sono tre vedete. libri. Siamo ambiziosi, tanto siamo a casa, quindi almeno leggiamo cose belle. E quindi il tema di maggio è un paese, mentre il tema di aprile è un genere letterario, quindi raccolte di racconti. Non seguiamo sempre la stessa linea, dipende da quello che ci viene in mente. Ecco. Sì, Abbiamo e una poi. specie di lista, calderone, dove peschiamo le nostre letture, una lista infinita di letture che... Da suggerire tematiche, libri, Autori, autori, libri.
Suggerite, perché magari noi abbiamo la nostra programmazione, però non andiamo oltre i 2 mesi, nel senso che va bene la programmazione, però ma cos'è questa roba Barbara D'Urso qui? Va bene la programmazione, però non vogliamo essere degli automi. Quindi se avete suggerimenti, scrivete, scrivete. E Certo. Maggio Persiano è stato, cioè, per forza, si doveva fare per forza, perché uno, conosciamo l'editore, Ponte 33, che è una piccola casa editrice specializzata. Per chi come noi ha fatto studi orientalistici, di orientalistica, arabistica, persianistica, tutte quelle cose in istica sull'est, che vanno verso Oriente, il fatto di conoscere un editore di una casa editrice specializzata, Specializzata specializzata, solo. loro fanno solo letteratura persiana contemporanea, e venirlo a scoprire per caso, perché noi Dopo facciamo le cose a caso, anni. è molto entusiasmante. Quindi, quando poi l'abbiamo conosciuti, abbiamo conosciuto Ponte 33, siamo rimasti colpiti perché ovviamente loro operano in un contesto che è diverso magari da quello di una casa editrice più grande, più strutturata, che magari investe in un romanzo come può essere Una piccola morte, per dire, che è di Edizioni EO. Ponte 33 fa tutto per andare in pari, e quindi ci faceva piacere perché quello che portano in traduzione è molto interessante, e probabilmente non arriverebbe se non ci fosse il progetto Ponte 33, perché fare una traduzione, pubblicare un libro, un romanzo, quello che è, di autori orientali non è una cosa semplice. Poi, Tra l'altro, ovviamente, hanno delle illustrazioni per le copertine bellissime, super affascinanti, che non sì, bisogna giudicare il libro dalla copertina, ma sono veramente bellissime. è Tu le mette lì tutto tutte stese e se le guarda perché sono veramente belle. curato. Ecco, quindi due coincidenze, insomma, l'aver conosciuto l'editore Ponte 33 e poi di conseguenza aver conosciuto anche un traduttore dal persiano che è Giacomo Longhi, e che potete anche trovare su Instagram. E lui non lavora solo per Ponte 33 ed è il traduttore diciamo, del terzo libro che abbiamo incluso in Maggio Persiano. Quindi 3 libri, due di Ponte 33 e uno di Bompiani. Bompiani. Bompiani, e Giacomo Longhi è traduttore per entrambe le case editrici, e diciamo che questi sono un po' i fili rossi che legano le scelte. Allora, Barbara Teresi dice: non riuscivo a commentare perché ovviamente noi in problemi a tutto fo, grazie per i complimenti. La mia traduzione di Ovald mi avete fatto arrossire, prego. Però, siccome abbiamo letto il libro con particolare attenzione, perché leggevamo un libro, un capitolo a settimana, e poi lo commentavamo in libreria. Tra l'altro, abbiamo anche fatto una presentazione in Puglia, incentrata su Una piccola morte, sulla figura di Ibn Arabi. Cioè, la traduzione è stata fondamentale, ovviamente. E io mi sono andato anche un po' a cercare l'arabo, e molto, molto apprezzata. Anche perché La mole del libro sicuramente il linguaggio, diciamo, è veramente attuale. Ecco, quello è stato apprezzato, soprattutto quando abbiamo fatto la presentazione in Puglia, e il linguaggio molto quotidiano quasi ha colpito parecchio. È stato molto apprezzato perché, quando la gente è arrivata alla presentazione, la gli dice: oddio, un mistico, un perché mistico del XIII palle. secolo. E poi invece c'ero io e un professore di filosofia, che è il professor Raimondi. Il professor Raimondi si è occupato di tutta la roba filosofica, io un po' a caso del resto, e tra le cose a caso, ho fatto notare appunto che
leggere un libro come questo, con la fortuna di leggere l'introduzione, è molto interessante perché si parla di temi e persone, personaggi del 1200, però se ne parla come se fosse l'amico che hai visto prima al bar, quasi. E questo è molto importante quando vuoi portare un certo tipo di letteratura e di tematiche fuori dall'università, perché coprire tutto con la cappa dell'università, per quanto sia importante la scientificità, poi fa scappare moltissima gente da un lato, giustamente, perché poi il discorso comincia a diventare pesante. Libri come quelli che vengono pubblicati da Edizione O, da Mesogea, da altri, sono anche importanti per questo, E penso. avvicinano anche i non specialisti, ecco, perché magari allo specialista piace anche sentire il retrogusto un po' antico per un lettore, perché comunque lo studio linguistico ti porta anche a voler apprezzare, voler avvicinarti sempre più possibile all'originale, però per un pubblico più largo sicuramente è un limite, ecco, questo è uno dei dilemmi dei traduttori, almeno io l'ho vissuto così, come un dilemma, voler rimanere più vicina all'arabo, al periodo storico o allargarsi, sicuramente se uno vuole arrivare a più persone possibile, la seconda via è più... Sì, poi dipende come scrive l'autore Certo. del romanzo, sì. Però appunto queste cose per chi studia lingue orientali, letterature orientali, quel che è, insomma, orientalistica in senso ampio, un discorso sulla traduzione che non si fa in università, almeno da noi non si fa No. tantissimo, perché noi non siamo sotto lingue, ma siamo sotto storia. Quindi sia un po' un ambito particolare. E da noi non si fa tanto, però interessa parecchio la questione traduzione oggi, traduzione da lingue orientali, come siamo messi, cosa si fa, cosa non si fa, quello sarebbe interessante da approfondire. Però diciamo, noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare un po' di letteratura, proprio leggere, perché ci siamo accorti soprattutto che accanto ai mallopponi che ci vengono assegnati, ovviamente per gli esami, per le tesi, quello che è, il tempo poi per leggere effettivamente romanzi come questi qui, il tempo è poco e spesso non c'è occasione neanche di parlarne, È quindi. un peccato perché comunque l'arabo è una lingua viva, c'è una letteratura vivissima che non viene tradotta tutta nelle lingue europee, non diciamo in italiano, diciamo nelle lingue europee, quindi non diventa accessibile ai più. Ecco. Grazie, adesso facciamo. A proposito sempre di traduzione, c'è un volume, perché noi parliamo anche di film, ci piace anche legare letteratura e film, scoprire anche film, soprattutto ora ci stiamo un po' facendo una cultura con i film arabi, film indipendenti, e c'è un volume di Aldo Nicosia, che tratta appunto del romanzo arabo al cinema. Tratta cinque romanzi su cinque, no, 5 o 4, forse no, 4 romanzi. Uno, tutti tradotti in italiano, trovate Mahfouz, trovate, oddio, Alwan, scusate. Vabbè, trovate 4 autori molto conosciuti, dai cui romanzi sono stati tratti dei film, però uno, che è Aslan, Ibrahim Aslan, uno è tanto importante quanto non è stato tradotto in italiano. Cioè, l'airone di Aslan, importantissimo, non è stato tradotto in italiano. E io mi sto chiedendo, ma perché? Cioè, se ne parla tanto, parliamo di un romanzo degli anni Ottanta. Perché non è stato tradotto questo romanzo? Boh. Prossima mission, Giulia, cioè è questo, capito? Il Scoprire. canestrello dal cielo che ti manda Sì, tra l'airone. l'altro il film tratto dal romanzo di Aslan è stato uno dei film che è più importante del cinema egiziano degli anni 90. E uno non se lo spiega, dice, vabbè, ma allora sulla scia di questa importanza è arrivato Mahfouz. Perché non arriva Slambo? Peccato perché ora
Noi lo potremmo anche affrontare in arabo, forse Frida più di me perché io faccio roba in filosofia, due palle. Però uno ci rimane un po' male perché dice: ma come? Cioè, si potrebbe benissimo intavolare tutto un discorso, un romanzo di stampo realista, no? Mahfouz Aslan, e non si può in italiano, non si può dare, non si può creare un percorso, diciamo, inclusivo in questo senso perché non c'è la traduzione. Più che altro perché anche per gli addetti ai lavori, insomma, affrontare un volume in arabo non è sempre una passeggiata. Intanto reperire il testo, questo è veramente spesso difficile e tortuoso. E poi comunque se deve essere una lettura, quindi non uno studio, il testo in traduzione ti offre una velocità che la lingua originale spesso non ti offre, nonostante uno sia insomma, pratico della lingua araba, almeno. Per me è così. È vero, è bello leggere in lingua originale, però la propria lingua è più rapida, ecco. Sì, so che Parole dal mondo arabo sta leggendo un libro in arabo. Ora non mi ricordo l'autore né il titolo. Però è un'impresa, sì. Poi vabbè, io parlo per me e mi occupo di La Confraternita dell'Uva. Ciao, vi seguiamo. Mutuo seguirsi. Sì, appunto, stavo dicendo, io mi occupo di a Vicenna, un'opera di Avicenna in siriaco, quindi a parte le palle giganti, però sono molto poco abituata a leggere romanzi contemporanei in arabo. Mi piacerebbe, però ammetto che se ci fosse una traduzione, cioè se c'è una traduzione, preferirei leggere l'arabo e ogni tanto seguire, insomma, Esatto, giusto sì, cioè il dare. confronto è essenziale anche perché spesso il traduttore non traduce soltanto le parole, traduce spesso concetti che è difficile da rendere in italiano, modi di dire, espressioni e comunque il lavoro che c'è dietro anche la quotidianità e gli usi di un romanzo in un determinato paese, in un determinato periodo storico è molto più grande rispetto a tradurre in generale il testo. Ecco, non c'è sicuramente solo quello, c'è tutto un lavoro di studio dietro del periodo, della figura, dell'autore, insomma, dello stile linguistico. È chiaro, la traduzione non è soltanto la traduzione delle parole e delle frasi. Ecco. Ora Sì, stiamo sono entrando in un. così a chiacchiera, cioè, ci lanciamo. Però ecco appunto questo era per dire che il discorso non solo il discorso sui libri da leggere, l'interpretazione, cosa l'opinione personale sul romanzo, sull'autore, eccetera, però anche questi discorsi che vanno un po' non sul tecnico, perché non siamo così addentro alla questione, però ci interessano capire, anche semplicemente capire qual è il processo di traduzione, oppure anche interessante sarebbe capire come la casa editrice sceglie il romanzo o l'opera da tradurre. Per Alwan è una piccola morte, il motivo è anche semplice, o per Oda Barakat, Corriere di Notte, hanno vinto un premio importantissimo per la narrativa araba, quindi si traduce. Però per il resto come funziona? Per Come dire, lo specchio vuoto era tra i finalisti del 2017, però comunque sicuramente ci sono persone come Giacomo Longhi che vanno alla ricerca di libri e cose interessanti da tradurre, c'è proprio un mestiere dietro alla ricerca di romanzi o opere letterarie da tradurre, che non è sicuramente un mestiere facile, ecco, A proposito, vai, vai, finisci. Non è soltanto un scegliere, ricercare, perché comunque non è così banale, ecco. Dicevo, a proposito di traduzioni di premi letterari, il nostro comune professore di arabo, che è il professor Mascitelli, che sicuramente non ci segue, però Andiamo sul sicuro. Lui, oltre ad essere un bellissimo professore e sapere veramente qualsiasi cosa di qualsiasi periodo, di qualsiasi autore, di qualsiasi regione del mondo arabo, lui ha tradotto qualche romanzo di Yusuf Zidane.
che era uno dei finalisti di questo premio per la narrativa araba, del premio di quest'anno. Io speravo che vincesse il Sei tuo di romanzo. parte, sei di Semplicemente, parte. sì, semplicemente perché parlavo di Avicenna, perché cioè io studiando Avicenna ho detto sì, dai, così, io mi occupo Niente. di logica di Avicenna, quindi che palle, ho detto vabbè, almeno leggo il romanzo, quando arriverà sarò un po' più felice, Non ti è invece andata bene. io penso lo traducano, cioè anzi spero lo traducano e che lo traduca... Speriamo. Professor Mascitelli, però ecco, cioè, un po' di nomi ritornano, credo. I nomi che ho visto non li conoscevo tutti quanti, però due o tre sì. E io ti favo così, a priori, ti A favo priori. come a priori. Sì, anche perché avevo tradotto un capitolo di Guantanamo. Guantanamo. Per l'esame mi era piaciuto, l'arabo che utilizzavo mi era piaciuto particolarmente, mi ero appassionata così alla traduzione, Me è all'interpretazione. nel cuore Nabatea lo scriva, tanto delle traduzioni di Ah. Mascitelli. Sono di parte anch'io, chiaramente, no? L'Arabia preislamica, un altro tema, proprio argomentino leggero da trattare e studiare. Dove c'è Arabia preislamica in manoscritti così a caso noi ci siamo. Noi ci siamo. E, sì, però ecco appunto il book club ci serve anche un pochino per svagarci, nel senso che ci piace un po' scoprire la roba nuova. Quindi, visto che vedo un po' di gente collegata, se avete delle domande, dei commenti da fare, fateli, soprattutto se avete dei consigli, lasciateceli qui o scriveteceli per messaggio privato. Non Vuoi so. sapere che ore sono? Questo è interessante. No, ah, siamo sì, 1 ora e 20 di diretta. E non lo so, penso vada bene. Non so se volete intervenire, noi vi lasciamo un po' il campo. Basta, abbiamo parlato anche troppo. Anzi, bevo perché, Abbiamo scusate. spoilerato tutto lo spoilerabile di cui Allora, appunto, avevo. sì, grande recap. Aprile dei racconti, Oda Barakat con Corriere di Notte e Mazen Maruf con Barzelletta per Barzelletta Miliziani. per milizia. E invece poi Maggio Persiano, ovviamente aprile dei racconti, hashtag Maggio Persiano, hashtag, perché noi viviamo così di hashtag. Vediamo così di E hashtag. Maggio Persiano invece, Maometto Louis, le lezioni di papà. Uno detto. Vabbè, due libri della casa Piccola editrice Ponte 33, una di Bompiani tradotta da Giacomo Longhi, che semplicemente se andate e spulciate un po' i profili li troverete, insomma, potete farvi un'idea. E poi abbiamo anche progetti futuri, ma non li diciamo perché sono troppo belli, quindi niente, lo diciamo. Le prossime letture, queste qui, diciamo, Maruf e poi roba persiana contemporanea. E niente, quindi se avete delle domande, cose, Se no, possiamo. seguite la pagina e scoprirete le novità, le proposte di lettura che avremo per maggio e poi anche per i mesi successivi, perché ovviamente abbiamo in mente grandi cose. Grandi cose, sì. Grandi. E Sia su Instagram che su Facebook. Questa cosa poi fa su YouTube. molto. È su YouTube anche, tanto siamo sempre noi, Oriental Book Club, ci trovate sempre così, sempre con questo nome, magari con vari underscore, eccetera, però Oriental Book Club vi spunterà tutto sicuramente. E, cosa volevo dire una cosa, mi sono dimenticata. Ah, noi pubblichiamo anche approfondimenti e roba varia sia su Instagram che su Facebook. Ciao Youssef Filali, si è aggiunto alla fine. E niente, quindi ci potete contattare ovunque. Quando si potrà uscire
assembrarsi perché adesso è vietato. E noi continueremo a fare i nostri incontri in libreria perché noi collaboriamo con un paio di librerie pisane. Ci piace molto organizzare cose in libreria, che siano incontri letterari, letture, reading, serate a tema. Diciamo nasciamo lì, però ovviamente se gente lontana ci segue e vuole avere qualche news, fare qualche chiacchierata così su Instagram molto, molto tranquilla, noi Noi ci ci siamo siamo. comunque, cioè basta veramente organizzarci, tanto il mezzo è abbastanza immediato. E se avete delle domande, abbiamo boh, 5 minuti e poi si chiude. Anche perché un'ora e mezza come prima diretta Non abbastanza. 1:33 male. è arrivato adesso. Ciao, abbiamo appena finito Abbiamo di finito di parlare. parlare di Ponte 33. Sì, noi siamo molto contenti della collaborazione che poi è stata parecchio spontanea con Ponte 33. E avevamo tantissimi progetti anche per quanto riguarda il Festival del Cinema, Middle East Festival, il sì. Middle East Festival a Firenze, che anche quello ovviamente è stato rimandato, però si spera poi di recuperare tutti quelli che sono i progetti. A proposito di Iran, volevamo portare due ragazzi, due archeologi che hanno fatto il viaggio da Livorno a Persepoli in Vespa e volevamo un po' parlare con loro, farci raccontare un po' quello che avevano visto, come avevano impostato il viaggio, perché loro hanno fatto, soprattutto i siti archeologici che hanno visitato e un po' poi legarci. Guide legate appunto all'Iran, romanzi, tutto questo ovviamente è stato rimandato, però Rimandato, non annullato, rimandato, dai, no, specifichiamo, annullato rimandato. niente, siamo un po' tutti in stand-by, però insomma ci siamo un po' rimodulate in questa maniera. E appunto, visto che maggio sarà persiano, se siete interessati, ovviamente seguite tutte le news che diamo, soprattutto per quanto riguarda i libri da leggere, seguite anche Ponte 33, che è la casa editrice da cui sono tratti, sono stati pubblicati i due volumi che leggiamo, di cui uno è stato mezzo spoilerato. Niente, quindi anche qui se ci sono dei commenti da fare. E io ho finito, Il diciamo. fiato, il tutto. Ah, Vabbè. comunque, per concludere, voto. No, il voto è brutto, però un'opinione stringata su Samir Tumi e sullo specchio vuoto. Sicuramente non lascia il vuoto, ecco, lascia un bel segno nel background letterario che ognuno si porta dietro, perché sicuramente da leggere, ecco. Se volete un mix tra un po' di storia dell'Algeria e di dramma psicologico, personale, questo sicuramente Fa il caso vostro. vi può piacere. Notare le linguettine. Non è particolarmente lungo, quindi si legge anche questo in maniera molto, molto scorrevole. E quindi approvato. Va Boh. bene, Va bene. basta. Alla Mi prossima. dispiace perché è arrivato ora, però è un'ora e mezza che siamo qui, quindi a meno che non Bene. siano dei nuovi argomenti, possiamo pure chiudere. Va bene. 3, no. Frida vuole andare via. Aspetta, No, no. ho un problema. Come si chiude? Ci Ah, sarà la crocettina. faccio semplicemente fine. Comunque, grazie perché noi non ci aspettavamo di avere spettatori in realtà. Pensavamo che alla fine saremmo state io e Frida che parliamo dei fatti nostri su Instagram. Però no, Invece invece no. no, Bene. ci ha È andata fatto bene. molto Molto piacere. piacere. E quindi sicuramente la prossima diretta credo la faremo con le parole al mondo arabo e parleremo di Corriere di Notte. Quindi diamo comunque sempre l'avviso sia su Instagram che su Facebook e quindi basta semplicemente
seguire un po' le pagine, i profili. Va bene, basta. Ciao. Ciao ciao! Ciao.